al pattern numero 16, pattern numero 16, che è interessante perché si chiama la confusione conversazionale, di cui abbiamo già un po' parlato la volta scorsa. In certi versi, per certi versi può essere simile, però diversa l'interruzione di schema. Vi sono diversi modelli, perché diciamo che questi modelli di ipnosi conversazionale poi possono essere anche utilizzati proprio nell'ipnosi vera e propria in alcuni casi. E questo è praticamente il sovraccarico dell'inconscio. Cioè, scusate, il sovraccarico della parte cosciente, e si basa, è l'utilizzo dell'inconscio, si basa soprattutto su un fatto che già Miller nel secolo scorso, lo psicologo Miller, si è reso conto che la nostra memoria a breve termine, cioè la parte cosciente, era limitata da the magic number 7 plus or minus 2. Non so se l'ho pronunciato bene, comunque il magico numero 7 più o meno 2, che vuol dire che nella nostra memoria, quindi la capacità gestionale, ecco, diciamo così, quando parliamo di memoria a breve termine, a me piace più chiamarla utilizzando quello che si utilizza nel computer, che è la memoria RAM. Non so se voi sapete, salutiamo anche Christian, cos'è la memoria RAM. RAM sta per Random Access Memory. Nei computer fondamentalmente ci sono diverse memorie, tra cui c'è la memoria RAM, il Random Access Memory, memoria d'accesso casuale, random vuol dire casuale, e poi abbiamo anche la memoria ROM. Abbiamo anche la memoria ROM, che invece è, diciamo, la memoria read only memory, che sarebbe la memoria leggibile, no? Solo leggibile, che è quella che serve per fare ad esempio tutte le procedure di avvio dei computer. La memoria RAM è una memoria volatile che si cancella, ma è di fatto una memoria operativa, no? E di fatto nei computer è molto. E poi abbiamo la memoria, diciamo, che sarebbe la parte inconscia, se vogliamo, la memoria di storage. La memoria di storage sono i vari hard disk, che hanno una memoria più alta della memoria RAM. Ora, perché fare questo? Ai miei tempi, pensa, ai miei tempi, i primi computer che ho usato avevano una memoria, un hard disk di 1 giga, 1 giga. Comunque, al di là di tutto, ed era già tanto, era già vero. Comunque, al di là di tutto, le memorie RAM sono molto più limitate. Questo perché tutta questa metafora del computer? Per dire che comunque la nostra parte cosciente è un po' simile alla memoria RAM, è un po' la memoria operativa, ma può gestire pochi dati fondamentalmente, soltanto 7. Salutiamo anche Technotronic. Soltanto dalla Florida, beato te. Tra l'altro, Technotronic sembra il nome di un cambio, no? C'è un cambio automatico che mi sembra si chiami proprio Technotronic. Non lo so se. Comunque, beato te. 7 più o meno 2, gestione delle informazioni. Quindi la tecnica confusionale è usata quindi per sovraccaricare la parte cosciente, quindi per mandare la memoria RAM in tilt fondamentalmente. Può essere un po' fastidiosa, e in effetti spero che tu abbia gradito la tua colazione questa mattina, perché in effetti la maggior parte delle persone la gradiscono questa colazione. Forse potrebbero desiderare domani ciò che tu hai avuto oggi. Tu comunque te lo sei già mangiato perché, come dire, sei una malgasciona. Magari te lo sei già mangiato già venerdì scorso, o forse la settimana prossima, o magari quella passata. D'altra parte devi imparare a dimenticare, ricordarti di dimenticare e dimenticare di ricordarti. Poi, in effetti, a pensarci bene, che si tratti della settimana passata o di questa, non ha molta importanza, perché diciamoci la verità, il giovedì viene sempre prima del venerdì, salvo che però viene dopo il mercoledì, quindi è inutile ricordarsi di dimenticare
in certi casi ciò che è utile lasciare andare, e intanto la saggezza del tuo inconscio potrà imparare a ricordare tutto quello che è necessario. E d'altra parte, sia mercoledì che giovedì, tu potrai renderti conto che potrai dormire tranquillamente questa notte ed ogni notte, ti potrai addormentare e rilassarti questa notte ed ogni notte, che sia qui o che sia altrove, che sia in California o in Florida oppure anche a Londra, ma io direi anche in tutta Italia. Ma nonostante questo, ricordati di dimenticare tutto quello che per te non è importante ricordare, ma invece dimenticati di ricordare e ricordati di dimenticare. Ma tieni a mente tutto quello che veramente in queste frasi sono importanti per la tua crescita personale. Ecco, questo è un esempio, che ho fatto, eccessivo ovviamente, di sovraccarico della parte cosciente. Teniamo presente che queste frasi sconclusionate possono generare anche un po' di fastidio, e questo è un po' il limite di queste frasi, no? Possono generare un po' di fastidio, ma il fastidio a noi torna comodo fondamentalmente, perché anche qui, come per le interruzioni di schema, dobbiamo dire che la confusione indotta, diciamo, da frasi sconclusionate serve a confondere la parte cosciente della mente di chi ascolta, oppure volendo potremmo dire che serve per sovraccaricarla, oppure volendo ancora potremmo dire che serve per distrarla. Però alla fine di tutto diciamo che l'obiettivo è quello di eludere fondamentalmente. Ricordati però di dimenticare, perché questo è veramente importante, che tu ti ricordi di dimenticare e che ti ricordi di ricordare che questa notte ed ogni notte ti sveglierai riposato comunque al mattino. E alla fine, diciamo, tutto questo serve per eludere i filtri della ragione, i filtri della parte logica, e tra ciò che è possibile e tra ciò che invece tu pensi che non sia possibile, comunque parlare alla mente inconscia è fondamentale, perché la mente inconscia è aperta alle fantasie, la mente inconscia è aperta a nuove possibili soluzioni, la mente inconscia è aperta a viversi delle situazioni in modo totalmente diverso. Quindi spero che tu abbia capito come funziona questo sistema. Se vuoi fammi pure delle domande, su quello che ti sei dimenticato, ma evita scrupolosamente di farmi domande su quello che invece ti ricordi perfettamente, perché far domande su quello che ti ricordi non ha molto senso. Fammi domande liberamente su tutto ciò che ti sei dimenticato e che oramai è uscito fuori dalla tua parte cosciente e sta depositato nell'inconscio. Allora, è chiaro, no, tutto quello che ho detto? Mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro, anche qui in quest'ultima parte ho chiarito gli ultimi punti. Adesso, se volete, potete fare i vostri commenti, ma soprattutto ci tengo che possiate farmi tutte le domande, soprattutto sulla parte che avete rimosso e che vi siete dimenticati. Quindi in tutto quello che ho detto, ci sono tutta una serie, di situazioni. Allora, se notate, adesso torniamo all'operatività. Se notate, ci sono due fasi, no, di quello che ho detto. Allora, c'è una prima fase in cui era veramente tutto sconclusionato, non c'era niente di concludente, e questa è una strategia, no? Cercate di prestare attenzione a quello che sto dicendo, adesso metteteci la massima attenzione, focalizzatevi bene su quello che dico. Tutto quello che ho detto si è formalmente, diciamo, strutturato in due tempi.
un primo tempo in cui ho detto delle frasi completamente sconclusionate, senza capo né coda. Io parlavo, dicevo quello che mi veniva in mente fondamentalmente, a ruota libera, però mettendo all'interno qualche suggestione, non so se le suggestioni fanno parte di quello che vi siete ricordati o di quello che vi siete dimenticati. Comunque le suggestioni che ho infilato dentro sono legate soprattutto al ricordati di dimenticare, dimentica di ricordare ciò che non è importante, e poi che questa notte ed ogni notte tu potrai dormire tranquillamente, ti sveglierai riposato e bla bla bla, ho infilato dentro tutta una serie di suggestioni positive, ma messe dentro in un discorso completamente sconclusionato che faceva venire, diciamo, magari un po' di irritazione. Tra l'altro, questo tenete presente che se ve l'avesse detto il vostro capo al lavoro, per dire, no? Vabbè che voi sarete... Comunque, oppure ve l'avesse detto la persona, ecco, queste frasi dette da una persona che ha potenziale nei vostri confronti, sia potenziale istituzionale o potenziale di qualunque natura, ha un'efficacia molto superiore, perché tu a quel punto lì devi per forza cercare di capire cosa vuol dire, no? O comunque una persona che magari ti ha prima amplificato un problema e che quindi tu sei interessata ad ascoltarlo perché... potrebbe risolverti un problema, oppure una persona che detiene un potenziale nei tuoi confronti semplicemente perché nell'ambito della seduzione ti piace, quindi insomma in ogni caso se tu non esci fuori, ecco, diciamo, il limite di questa cosa è che tu potresti uscire fuori, e quindi però anche se esci fuori e quindi ti rifiuti di parlare, è importante che comunque la tua mente cosciente inizierà a distrarsi, inizierà a pensare ad altro, e le suggestioni passano tutte. Questa è nella prima parte. Poi però c'è stata una seconda parte, quando ho finto, diciamo, di darvi delle spiegazioni, dove invece è aumentata la parte, diciamo, con una logica, ma non è aumentata totalmente. Diciamo che in questa seconda parte, che tu hai preso come la spiegazione, quindi come più logica, uno inizia a tirare un sospiro di sollievo, perché dice, oh, finalmente dice delle cose che hanno senso, riesco a capire. Però anche in questa seconda parte praticamente ho messo molte suggestioni, e ci sono state anche lì molte frasi sconclusionate, domande paradossali, no? Chiedimi tutto quello che ti sei dimenticato, no? E Chris l'ha anche sottolineato. Però in questa parte diciamo che è stata un'insalata di parole. È come se, facciamo un esempio, tanto per capire, se prima ti tira una martellata su un dito, tu senti un dolore molto forte, no? Che quando poi magari ti tira uno schiaffo sul culo, facciamo un esempio, tu prendi lo schiaffo sul culo come... una cosa piacevole, no? Perché prima ti sei beccato una martellata. Non so se mi sono spiegato, mi sono spiegato. Quindi il concetto di fondo è che in questa seconda parte in realtà la tua mente cosciente si è ancora rilassata un po' di più. Diciamo anche qua, come per le interruzioni fisiche, questa confusione indotta confonde molto la parte cosciente, quindi le suggestioni tendono a passare, tendono a essere molto potenti. Okay, ecco, questo è lo schema un po' di come funziona la confusione conversazionale. Diciamo, c'è una prima fase dove c'è un'insalata di parole più forte, dove si mette già qualche suggestione, poi una seconda parte dove si dicono cose più sensate, ma sempre un po' confuse, semiconfuse, diciamo, dove anche qua si fa passare delle suggestioni. La seconda parte semiconfusa alla persona sembra già abbastanza chiara, e quindi
abbassa ulteriormente le sue difese immunitarie, diciamo, cioè i meccanismi di difesa.